Ed eccoci amici sportivi ancora alla Piana di Padova, ma prima di trasmettervi il terzo incontro della serata tra Padova e Milan vi mostriamo qualche immagine della partita tra Ashkar Rajanski e Padova. Secondo incontro terminato 0-0, non è stata una partita spettacolare. Vi mostriamo un paio di spunti. Il primo della squadra croata con Gaspar che fuggiva sulla destra, metteva una palla molto morbida ed era Skriniar a colpire e sfiorare il palo. Questo al 17° minuto, poi la partita languiva nell'afa di Padova e al 42° minuto, a rompere un po' l'inerzia di questo incontro, intanto rivediamo ancora Skriniar che sfiorava il palo. Dicevo che al 42° minuto una bella incursione terminava con un tiro di Franceschetti e grande parata del portiere Ibrahimovic. Cioè tutto qua, tutto questo è quello che ha detto la partita. Rivediamo forse dal dietro il bel gesto atletico del portiere Ibrahimovic che non ha permesso a questo Padova, a questo Padova 2 possiamo dire, di portare a casa la vittoria. Ecco la parata, quindi 0-0 nella seconda partita e siamo, amici sportivi, al terzo incontro, l'incontro decisivo, ma ricordiamo che in base al regolamento sarà sufficiente al Milan un pareggio per portare a casa questo primo trofeo nel Reo Rocco. Quindi terzo incontro della serata tra Padova e Milan che si contenderanno appunto questo trofeo dedicato ad uno dei più famosi allenatori del calcio italiano, Nero Rocco, e saranno proprio i figli del Paron, come era affettuosamente chiamato, cioè Tito e Bruno, a premiare il vincitore. Mentre i giocatori sono schierati, vediamo Gullit, vediamo un Milan schierato in maniera interessante e direi forse alla regia di mandare subito la formazione della squadra rossonera. Attendiamo un attimo mentre vedete inquadrato Maldini che giocherà con il 5, con il 2 ci sarà Costa Curta, ma attendiamo un attimo, vediamo prima i convenevoli diritto. Gullit col numero 10 mentre il pubblico, la curva patavina sullo sfondo incendia e accende le prime luminarie della stagione con un bel effetto ottico, mentre vediamo il Padova schierato a centrocampo. Ecco, vedete le luminarie, le stelle filanti illuminate che riempiono l'area. Ma ecco la formazione che ci manda Valeria Grandi: Sebastiano Rossi in porta, Costa Curta, Gambaro, Eranio, Maldini, Baresi, Evani, Boban, Simone, Gullit, Savicevic in panchina con il signor Capello, Carlo Cudicini, Nava, Tassotti, Massaro e col 17 Lentini. Inquadrato Simone, mentre tra qualche istante ecco la formazione dei biancoscudati del Padova che batterà il Milan il calcio d'inizio. Ma vediamo al Padova Buonaiuto, Murelli, Gabrieli, Modica, Ottoni, Cuichi, Di Livio, Nunziata, Galderisi, Longhi, Montrone. Arbitro dell'incontro il signor Ferro, mentre in panchina con Sandreani, allenatore del Padova, andranno dal bianco Ruffini, Pasqualetto, Siviero e Zattarini. Tutto pronto, amici sportivi, mentre si attende ancora qualche attimo perché dietro la porta si tolgono tutti i fasci luminosi che sono stati gettati dall'entusiasta curva patavina. Centrocampo il Milan, intanto vediamo l'arbitro Ferro di Verona, lo stesso arbitro della prima partita. Ricordiamo che in base al regolamento al Milan basterà un pareggio perché ovviamente ha vinto la prima partita, mentre il Padova ha pareggiato. Si attende ancora qualche minuto, la temperatura nel frattempo non è scesa qui allo stadio Appiani, fa sempre un gran caldo, dei folate di aria fresca erano arrivate oggi dai Colli Euganei, ma niente da fare, ora gli alberi sono fermi, sono fermissimi, a dimostrazione di un afa, di un'umidità e di un 27-28 gradi. Mentre per addentrarci sui particolari tecnici vedremo il Milan come si schiererà, sicuramente ci sarà Evani, mentre vedete inquadrato Ruud Gullit. E prima dell'inizio della partita attendiamo ancora che vengano tolte le luminarie, ancora qualche attesa, stavo dicendo che probabilmente sarà Evani a centrocampo insieme ad Eragno. Costa Curta giocherà a destra, Maldini, interessante questo esperimento, con Baresi a centrocampo,
ma prima dell'inizio della partita passiamo subito alla regia per il primo blocco pubblicitario. Fitcar misura, disseta e reintegra subito il tuo fisico. Ci siamo lasciati a palla ferma, ci ritroviamo a palla ferma perché è lungo il lavoro dietro la porta di Sebastiano Rossi. Gambaro gioca a sinistra, Maldini e Baresi in posizione centrale, a destra Costa Curta, in fascia con Gullit. A sinistra si è già piazzato Boban, davanti Savicevic ad assistere lo scatenato Simone di questi tempi, mentre in posizione centrale Eragno e Evani. Così si schiererà il Milan. Il Padova si schiererà in posizione a zona con in posizione centrale Ottoni e Pichi, Murelli e Gabrieli, mentre in questo istante è iniziata il terzo incontro del primo trofeo Nereo Rocco. Poi quando ci sarà un attimo di tempo vi ricordo cosa ha vinto nel Padova e che cosa ha vinto nel Milan Nereo Rocco, allenatore fra i più importanti nella storia del calcio italiano. Andiamo subito in diretta perché dopo 20 secondi vogliamo vedere come giocherà contro questa formazione di Serie B che Sandreani, allenatore che l'anno scorso allenatore in seconda insieme a un collaboratore di Buffoni, Sandreani ha voluto plasmare un Padova a zona. Con Murelli a destra, con Ottoni e Quick in posizione centrale e Gabrieli a sinistra. Vedremo poi davanti alla difesa il numero 4 Modica e a centrocampo Di Livio, Nunziata e Longhi, davanti Galderisi e Montroni. Questo sarà l'assetto tattico, ma andiamo a vedere Baresi impegnato con il primo colpo di testa a Eragno. Ecco l'ex genoano che controlla la sfera, siamo a centrocampo, un tentativo su Simone che dà la prima palla della stagione 92-93 a Gullit, lancio lungo, aggancia Savicevic, un giocatore che nelle prime amichevoli ha fatto vedere dei colpi notevoli, ovviamente ha peccato un po' in continuità, ma eccolo là, supera due avversari, primi applausi per lui, ha peccato un po' in continuità, ma il lavoro che si sta sobbarcando nel ritiro di Milanello è pesante e qualche giocatore è afflitto da quello che i giapponesi chiamano karoshi, cioè sindrome da super lavoro. Siamo al secondo minuto di gioco e ora è Bonaiuti, l'ex juventino, che lancia lungo, intercetta la formazione del Milan, del Padova, ma non è preciso l'intervento. E ora vediamo al secondo minuto e 13, è il Milan che può rimettere con le mani dando una buona palla a Simone che se ne invola sulla destra, potrebbe metterla in mezzo. Ecco il cross, il primo corner a favore della formazione di Fabio Capello. Primo corner, alla battuta va lo stesso Simone. Ruud Gullit lavora la sfera con il suo solito stile, cerca di darle la da di sinistro. Attenzione, la palla passa davanti a Bonaiuti ma termina direttamente in fallo di fondo. Prima incursione al terzo minuto della formazione rossonera che si è conquistata già un corner. Formazione in progresso, l'abbiamo vista in progresso nella prima partita contro l'Ash Grajanski. Ora vediamo se manterrà questa altra versione che Capello ha voluto mettere in mostra, una versione sicuramente intrigante, sicuramente affascinante, perché Savicevic, Boban, Gullit, Simone e Evani è una formazione sicuramente, ripeto, intrigante. Ecco che viene avanti la formazione di Sandreani, ma ha capito tutto Boba, uno dei più attivi punta, cerca di superare ma è ben fermato dal numero 6 Quicchi ed è il Padova che cerca di portare un minaccia, viene già fermato ed è Boban che ha preso posizione centrale, ha lasciato la fascia di sinistra. Gullit cerca di lanciare lungo, controlla la retroguardia di Sandreani ed è Di Livio che ora cerca un'incursione, appoggia in maniera saggia di fianco ed è ancora Di Livio con un buon tentativo in posizione centrale, si dà la palla
a Nunziata, lancio lungo in posizione regolare, può fuggire sulla sinistra un avanti padovano con la palla lunga e c'è poi una mischia che viene salvata, viene liberata la palla all'area da Gambaro, buona incursione di Murelli che ha creato grossi problemi alla retroguardia del Milan, che ora subisce un attacco dalla fascia di sinistra. Ancora lo scatenato Padova con Modica, lancia lungo, Costa Curta controlla di testa e appoggia Ruud Gullit, ma buona l'incursione padovana che continua, attenzione, Costa Curta il tiro e prende la palla ancora Sebastiano Rossi, due incursioni velenose come cicuta per la squadra patavina, che ora deve però subire il contrattacco di Gullit e di Eranio, che subisce fallo, la palla è ferma, la pubblicità, la parola alla pubblicità. SDA ringrazia i signori passeggeri e si augura di ospitarli ancora a bordo dei propri servizi. SDA, top class. Gambaro sullo 0-0 risultato, al quinto minuto cerca di dare il là all'azione rossonera, Evani, vediamo come il Milan saprà sbrigarsi contro questo aggressivo Padova, impostato da Sandrean, una partita sicuramente più vincente di prima. Ecco, Costa Curta un tiro, per lui rare le occasioni di gioire per un gol, ricordiamo un gol contro la Roma quest'anno, un gol contro l'Inter l'anno scorso, non sono molte le occasioni per Billy Costa Curta, mentre viene avanti Erani. Erani appoggia ancora Billy Costa Curta che lascia Ruud Gullit ed è il numero 10, eccolo in primo piano, l'appoggio ancora a Costa Curta, sicuramente un binario assolutamente inedito e il lancio non è preciso. Al sesto minuto di gioco, ovviamente si tratta per giocatori che giocano per la prima volta insieme e non vado certo a trovare giustificazioni, ma è una realtà, l'assetto migliore, la tattica migliore, mentre è sempre Modica a costruire azioni, un'altra incursione, dovrebbe uscire Sebastiano Rossi, è rapido e mette in maniera concreta in fallo laterale. Certo che Gabrieli, che è stato uno dei migliori nella partita giocata contro il Valpusteria qualche giorno fa, dimostra di avere i piedi molto caldi in questo periodo e non solo per l'AFA ma proprio per la brillantezza dei suoi interventi. Gabrieli, giocatore proveniente dal Messina, dopo essere stato nel Lodigiani, nel Trento, nel Piacenza e nel Barletta, è un giocatore del 62 che dimostra di essere fra i più in forma della formazione di Sandreani, mentre Paolo Maldini che appoggia ancora a Costa Curta, ecco il numero 2 di Orago a Ruud Gullit non ha compagni liberi, deve arretrare perimetrale in questa azione, non è velocissima in questa fase l'azione rossonera, è Baresi a Evani che appoggia Gambaro cerca di rompere l'inerzia tattica del momento dando questa palla in mezzo troppo lunga per Buonaiuti, non vi sono problemi, è ufficiale al 7 minuti e 20. Ecco Buonaiuti, lancio lungo, la palla è fermata da Billy Costa Curta, ecco Ruud Gullit, vediamo Ruud Gullit superato un avversario, alla sua solita maniera punta Ruud Gullit, cerca ancora, superato un altro avversario, l'appoggio sulla destra a Simone dovrebbe mettere in mezzo, ecco ancora, mette in mezzo lungo, facile l'aggancio di Buonaiuti che poi dà ancora al numero 7 di Livio riprende, ecco Gambaro viene superato e fugge velocemente anche Murelli, di Livio gli dà la palla, la stessa termina però tra le braccia di Rossi, molto veloce il Padova in questa fase, molto brillante, mentre il Milan cerca ancora l'assetto migliore e viene avanti con caparbietà Ruud Gullit, ancora Eranio da Simone, Ruud Gullit, palla termina in fallo laterale e ancora un attimo di pausa per noi. Vivident New Formula, il chewing gum senza zucchero ha conquistato il gusto. L'azione non è terminata, è terminata in un nulla di fatto, siamo all'ottavo minuto e 30, 0-0 risultato, amici all'ascolto. È in visione con Simone, lavora bene la palla il giocatore col numero 9, ma viene fermato dalla buona intesa dei difensori centrali patavini ed è la squadra cara al Palladio che viene avanti, ancora Montrone, cerca un tentativo su Gabrieli, ma questa volta per Maldini che gioca in posizione centrale non vi sono problemi,
Franco Baresi, lancio lungo, troppo lungo il lancio tracciante del capitano rossonero, e quando siamo al nono minuto di gioco per Buonaiuti non si tratta di soffrire. Ecco Fabio Capello con la sua faccia da guerriero greco perplesso, sta vedendo che cosa c'è che deve migliorare nella fase di gioco, nell'impostazione di gioco rossonera. Intanto vediamo il Padova che viene avanti sulle fasce, Gambaro aggancia un buon pallone, l'ex giocatore del Parma che dà a Savicevic, un avversario superato, due avversari superati, se ne va Savicevic, cade a terra, non può esimersi il signor Ferro di Verona dal comandare questo calcio punizione in una serata. Ecco Savicevic, Dejan Savicevic, giocatore arrivato secondo nella speciale classifica del pallone d'oro, ecco che viene fermato con mestiere in un fallo che gli americani definirebbero un fallo onesto ma abbastanza netto da parte di Ottoni, giocatore che ricordiamo brillante nel Como e nel Bologna. Vediamo questo calcio di punizione per questo Milan che si è riversato con tutti i suoi elementi all'undicesimo minuto verso la porta di Buonaiuti. Boban, c'è da rifare, c'è da ribattere la punizione, il signor Ferro dice non ho fischiato, e allora vediamo, pronto a mettere in mezzo Boban che chiama Gullit in questo schema, ecco la palla lunga, no, Maldini riesce a girarla in mezzo, salva la retroguardia ed è ancora Modica che non riesce a superare un avversario, e ora viene avanti il Milan ma Maldini perde l'attimo importante per dare questa palla dove stava scattando sia Savicevic che Gullit, e ora è Modica mentre Boban cerca di effettuare un pressing senza grosso successo. Mentre Boban è andato in posizione centrale, un rilievo tattico da sottolineare, Evani a sinistra, Boban in posizione centrale insieme a Eranio. Savicevic un po' indietro, ma è più bravo di tutti, il numero 8, Nunziata, già fermato però dalla retroguardia rossonera imperniata su Baresi. Non doveva giocare questo secondo tempo, ma Franco Baresi è stato messo in campo da Fabio Capello. Lancio di Ruud Gullit, fermato molto bene da Boban. Boban non ha compagni liberi perché si è già ben piazzata la retroguardia, allora è capitano rossonero Baresi che appoggia a Costa Curta. Gullit sulla destra, non ha compagni liberi, cerca di andarsene, superato, cade a terra, l'arbitro Ferro di Verona interviene e Gullit cade a terra. Ecco la palla, Eranio ancora il Milan con Costa Curta cerca di metterla in mezzo, salva la retroguardia del Padova, Nanu Galderisi in una delle rare occasioni in cui ha toccato il pallone, cerca di uscire dall'impasse la formazione di Sandreani, ed è il capitano del Milan che viene avanti, mette la palla in fallo laterale. Per noi un attimo di pubblicità. Morro vi ricorda di far controllare ogni 20.000 km i vostri ammortizzatori. 0-0, come ci dice la nostra regista Valeria Grandi, al 12esimo e 30 secondi, in una partita che ha visto, tra le cose più belle, un'incursione rapidissima di un paio di incursioni rapidissime di Gabrieli, mentre il Milan ha visto un paio di invenzioni di Savicevic. Milan che ora vede nuovamente Boban sulla fascia di sinistra, ma è Galderisi, buono il velo, Maldini lavora duro, ancora Galderisi in netta posizione di offside, anche se il pubblico protesta, ha lavorato duro Maldini ma regolare su Montrone. Ecco inquadrato Nanu Galderisi, per lui grandi stagioni nel Verona, nel Milan una dignitosa apparizione, e ora termina forse la carriera a Padova, ma è ancora abbastanza giovane per cercare altre velleità il numero 9 Patavino. Savicevic da in posizione irregolare, ha funzionato molto bene la tattica del fuorigioco, Savicevic ha qualcosa da dire un po' sofferente, ed ecco inquadrato Nanu Galderisi, mentre rivediamo Savicevic. Direi che l'avversario, il giocatore Patavino, ha colpito oltre che Savicevic soprattutto la palla, e quindi mi sembra giusta la decisione del signor Ferro di Verona che non ha comandato il calcio di punizione a favore del Milan. Milan che vede Murelli venire avanti, ancora Modica, errato il passaggio, Eranio,
Iranio viene avanti, l'appoggio a Simone, vediamo Simone potrebbe inventare qualcosa da lì, mette ancora in mezzo Savicevic, tiro di Savicevic ben bloccato, riprende Nani con il suo sinistro, la mette ancora in mezzo, è ancora Modica. Savicevic è stato formato molto bene, ricordiamo, da Modica, mentre ora è il numero 10 Longhi che cerca di venire avanti. Longhi dà ancora a Galderisi, al 14esimo e 20 è Modica il vero regista, il vero cervello di questo Padova. L'appoggio a Bilivio, Bilivio ha capito Boban che supera l'annunziata e se ne va sulla fascia di sinistra. Boban, uno dei più pronti, è rimasto a bordo campo contro, ecco vediamo Zaveni Boban, è rimasto a bordo campo contro il Monza per qualche problema muscolare, ma mi sembra tonico stasera su questa fascia di sinistra che poi non è la sua fascia ma sta lavorando in maniera alacre. 15esimo minuto. Ancora il Milan sempre sullo 0-0, viene avanti con Evani, Evani riesce a allungare a Baresi, Baresi gamba, cerca un varco ma il Padova si è ben ripiegato su se stesso e Kiko Evani, ecco il match winner di Tokyo 89 che cerca di dare ancora la palla, non vi sono compagni liberi e c'è una rimessa laterale ancora a favore del Milan già effettuata. Gambaro cerca una percussione, dà una buona palla in posizione regolare a Simone, tiro di Simone e la parata di Bonaiuto nel primo brivido. In versione rossonera dopo aver vissuto due brividi a favore di Gabriele del Padova, ecco Marco Simone, ha una percentuale altissima nelle ultime partite, l'anno scorso 15 presenze, 726 minuti, 7 gol per il giocatore nato a Rescaldino. Viene avanti ancora il Padova in posizione irregolare, protesta il pubblico, inquadrato il collaboratore del signor Ferro, non è francamente molto convinto Gabrieli che guarda con uno sguardo di corretta disapprovazione la decisione dell'arbitro che non ha fatto altro che intervenire su decisione del suo collaboratore. Milan con Gambaro sulla fascia di sinistra, ecco Gambaro e finisce in un cul-de-sac, riesce a uscirne e c'è un fallo di Evani, veniale manetto su Murelli. Approfittiamo di questa palla morta per dare la parola alla pubblicità. Volendo tutti i televisori sono portatili, ma nessuno è più portatile di Irradio. Irradio, avanti il prossimo. Padova ancora con Modica che cerca di impostare una nuova azione con Murelli. Murelli viene avanti, fermato di Livio da Gambaro e Boban che lavora la palla. Ecco un buon lavoro balistico di Boban, sbaglia però in fuorigioco, no, dice l'arbitro, viene avanti allora il numero 7 di Livio. Di Livio è attaccato da un buon intervento di Boban che ha dimostrato grande animus pugnandi, grande carattere nel recuperare dopo un suo errore che poteva costare caro alla retroguardia rossonera. Si è scusato con i compagni Boban e ora c'è Di Livio che conquista un altro fallo laterale. Mi devo alzare in piedi, tutto il pubblico in piedi ad assistere a questa terza partita del primo trofeo in onore. Ecco Galderisi, capitano del Milan, ferma, allontana Gambaro, controlla Annunziata e c'è ancora il Padova che viene avanti, fermato ancora da Boban. Partita viva, un Padova vivo, un Padova pimpante, un Milan, ecco che Baresi invita Boban a distribuire prima la palla mentre è ancora Murelli che cerca di dare là a una nuova azione bianco scudata. Ecco il lancio lungo su Di Livio, capitano del Milan non riesce a fermare l'azione, viene avanti ancora Di Livio che mette in mezzo, attenzione la palla è troppo lunga per Galderisi e può intercettare la palla Ruud Gullit, se ne va col numero 10 Ruud Gullit inseguito dall'altro numero 10 Longhi e Ruud Gullit che termina poi sulla fascia di destra ben fermati in fallo laterale della retroguardia Patavina. Incursione prepotente di Ruud Gullit che ora effettuerà e ora vediamo Franco Baresi, l'incursione di Di Livio ha evitato anche Baresi, ora vediamo un intervento che poteva costargli qualcosa a livello di incolumità fisica. Ecco viene avanti ancora il Milan con Eranio che ovviamente in quella posizione centrale dimostra di
dover lavorare per trovare il passo giusto, lui incursore di fascia destra, mentre è il Padova che con grande ordine, un Padova assolutamente dignitoso, un Padova assolutamente positivo, viene avanti con Di Livio, ora è la formazione con Modica, il vero regista. Ecco l'errore di Modica, recupera l'altro numero 4, è Stefano Eranio, l'appoggio a Marco Simone, molto decentrato, là davanti ci sono Savici, ma Eranio comprende la palla, il tiro ed è il corner, il secondo corner di questa partita, sono passati 19 minuti e 30, secondo corner di questa partita, neanche nessuno ne ha battuto il Padova, ecco Simone in primo piano pronto a effettuare il calcio, a battere il calcio d'angolo, palla lunga, salta Ruud Gullit lavora, forse commette fallo, è così, fallo di Ruud Gullit, l'arbitro Ferro, non è convinto Ruud Gullit, a testa bassa, ovviamente un giocatore della sua mole, lavora da una settimana, deve ancora lavorare molto per trovare la giusta carburazione. Ricordiamo che il prossimo impegno del Milan sarà il giorno 6, giovedì prossimo a Modena, e ovviamente Italia 1 ci sarà. Ecco intanto che viene sulla destra Montrone, l'ex Prosesto appoggia ancora Galderisi, ecco Galderisi che punta, colpisce la schiena di Franco Baresi, la bella incursione di Galderisi, e Milan che ora si propone sulla fascia di sinistra, lavora la palla, la dà poi nonostante l'attacco di Nunziata a Baresi che fa viaggiare Eranio che a sua volta dà la palla a Ruud Gullit non ha compagni liberi, cerca di andarsene, appoggia in maniera molto saggia a Simone dovrebbe darla, ecco Simone la mette in mezzo lunga e il tiro termina direttamente sul fondo con Savicevic che invocava la palla, Marco Simone ha effettuato un cross, Marco Simone che adesso gioca in posizione più decentrata, c'è una continua girandola là davanti nella formazione rossonera. Boban, Savicevic, Simone e Gullit cambiano a volte posizione e vediamo ora il Padova mentre c'è un giocatore rossonero che si sta scaldando, mi sembra di vedere sia Daniele Massaro, mentre Maldini non è convinto di questa decisione del signor Ferro, ecco Paolo Maldini, per lui la scorsa stagione 31 presenze con 3 gol. Viene avanti ancora il Padova, buona l'incursione di Murelli che cerca di dare con successo a Di Livio, viene fermato Di Livio, viene avanti allora Franco Baresi Savicevic, ancora un cost to cost del capitano che viene rossonero, che viene fermato, e ora è il Padova che viene avanti, attenzione Costa Curta fa giocare la sua punta di velocità su Galderisi, recupera e appoggia Gullit, applausi, mentre ecco Fabio Capello, sembra il capitano Acab sulla tolda a cercare cosa non va, non a cercare Moby Dick ma cosa cercare che non, cosa non va nella squadra rossonera, mentre Stefano Eranio con la palla ferma si guarda intorno, ecco Stefano Eranio, rivediamo l'azione, rivediamo il fallo, la palla è ferma e andiamo con la pubblicità. L'irresistibile leggerezza di Woody, il booster saporito e leggero, qualità aria. Sempre 0-0 esattamente al 23esimo minuto, 0-0 tra Milan e Padova con Galderisi che cerca di andarsene, un lancio lungo allo scatenato Gabrieli sulla faccia di sinistra, fugge sulla sinistra Gabrieli inseguito da Costa Curta, si trascina la palla ma riesce a tenerla viva, applausi ancora per il giocatore ex Messina, un grande acquisto che Sandreani ha voluto con sé, mentre continua a scaldarsi ancora Massaro, ecco ancora Gullit in posizione centrale, questa volta riesce a tenere la palla e dare a Ivani, ancora Gambaro, Enzo Gambaro con il numero 3 cerca un'incursione in posizione centrale e non riesce a servire Ruud Gullit. Ed è il Padova che con questo passaggio perimetrale vede Nunziata libero, arretra anche Boban, Di Livio, ed è proprio Boban che allunga, ora c'è un fuorigioco, l'arbitro dice di continuare mentre fugge sulla destra Di Livio, mi sembra che fuori gioco, ecco Di Livio contro il portiere,
e il gol di Di Livio sulla bella incursione. Di Livio che ha portato in vantaggio al 24esimo minuto il Padova. Sembrava, però io non sono in posizione molto, molto buona per giudicare, sembrava apparito in posizione irregolare, ma comunque è stato bravissimo nel battere al 24esimo minuto il portiere del Milan Rossi. Ecco Di Livio, un tocco morbido con l'interno destro e 1-0 al 24esimo minuto per il Padova. Vediamo come reagirà il Milan. Ecco Gullit. Ecco Gullit che lancia lungo a Boban e Boban che ora cerca un compagno libero, vede ancora Ruud Gullit ed è Gullit che cerca di andarsene sulla fascia di destra, ancora Ruud Gullit, due avversari superati e commesso fallo su di lui, si scusa Gabrieli, mentre vediamo il cambio rosso-nero, vediamo chi è pronto a entrare. È pronto a entrare Massaro e Tassotti, vediamo al posto di chi al 25esimo minuto. Esce Gambaro ed entra Tassotti al 25esimo minuto e entra anche vediamo. Esce Boban ed entra Massaro. Al 25esimo e 30 entra Boban e anche nel Padova c'è un cambio. Vediamo, entra il numero, vediamo quando si volterà. Vediamo, fra qualche attimo vediamo, intanto seguiamo questo calcio di punizione. Già battuto lungo, salta e grande parata di Bonaiuti ed è il gol del pareggio di Stefano Eranio. È saltato Costa Curta e al 26esimo Stefano Eranio mette a segno il gol. Stefano Eranio sul colpo di testa di Costa Curta, la rivediamo l'azione. Costa Curta è saltato bene, è saltato bene, ha parato Bonaiuti ed è entrato in Eranio che ha portato dopo due minuti il Milan al pareggio. Primo gol in maglia rossonera di Stefano Eranio, mentre nel Padova è Ruffini che è entrato, vedremo poi al posto di chi. Quindi Stefano Eranio ha tolto le castagne dal fuoco per questo Milan che era sotto per 1-0 per il gol di Di Livio. Grande colpo di testa di Maldini, ho detto Costa Curta perché col 5 sono abituato a vedere Costa Curta, ma era Paolo Maldini, è saltato molto bene Bonaiuti, parata plastica, ma non è riuscito a tenere il pallone, già ha effettuato una parata già difficile il portiere Patavino. Ed Eranio in semi spaccata ha messo a segno il suo primo gol importante ai fini del torneo, al trofeo Memore Europa, ha messo a segno il gol del pareggio. Quindi una botta e risposta in questa partita, mentre è ancora Maldini. Ricordiamo che al 25esimo Massaro ha preso il posto di Boban anche a livello di posizione sul campo e Tassotti è entrato, si è spostato sulla fascia di sua competenza di destra, mentre la palla è ancora di Bonaiuti. In posizione centrale è tornato Costa Curta e Baresi, in posizione di sinistra ancora Maldini, quindi un Milan che è tornato su canoni più conosciuti. Ora c'è un intervento di Massaro, la palla è morta, la pubblicità è viva, a voi regia. Aria sorridente nella tua auto con Deo Smile Rally. L'unico deodorante liquido. È un'idea, Rally. Sono 28 minuti di gioco, 1-1 il risultato al 24esimo. Di Livio che qui continua a percuotere la fascia di destra, la fascia di sinistra della difesa rossonera. Questa volta c'è un intervento che non trova d'accordo i consenzienti tifosi e i giocatori patalini, mentre Savicevic appoggia ancora Simone. Savicic pensava di essere lui il destinato a uscire, ma Capello ha preferito Boban, che su quella fascia di sinistra non era così efficace come voleva forse l'allenatore rossonero. Eranio ancora lancia in posizione irregolare Simone. E quando siamo al 29esimo minuto, 1-1 il risultato. Con
con il Padova, che ha fatto entrare Ruffini e ha tolto, se non erro, Montrone. Quindi non vedremo più col numero 11 Montrone, ma col numero 13 Ruffini. Anche lui è entrato al 25esimo in questo minuto in cui sono venuti tre cambi. Ecco intanto inquadrato il numero 10 Longhi, Sebastiano Rossi. Sull'azione di Di Livio, che ha portato poi al gol, sembrava in un attimo che il giocatore fosse parecchio in posizione di fuorigioco, però i giocatori di Milan non hanno protestato più di tanto, probabilmente è giusta la decisione del guardiani, che obiettivamente era sicuramente in linea più di me. Ancora Massaro, ecco il giocatore di Monza che appoggia Baresi, Baresi a Lentini, Erani. C'è un altro fuorigioco di Marco Simone. Bonaiuti era intervenuto puntuale, ma puntuale era stata anche l'alzata di bandiera del guardianino sotto la tribuna. Non accennano a placcarsi i ritmi con Ruffini che cerca un varco. Massaro ha capito che c'era un buco, Ruffini viene avanti, non ha compagni liberi, riesce Eranio a recuperare, poi Tassotti finalizza l'azione difensiva, ma la rimessa laterale è esatto, dovrebbe essere del Padova, non se ne ha veduto probabilmente il giocatore di San Basilio. E c'è la rimessa laterale, ecco inquadrato Gabrieli, autore di un paio di buone incursioni. Ancora il Padova che viene avanti, attenzione ancora a questo Padova, e c'è il fallo di Costa Curta per fermare uno scatenato Longhi. Padova sempre molto 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 vivo, partita sempre molto accesa, e quando siamo al 31esimo minuto andiamo a vedere questo calcio di punizione a favore della squadra palladiana. Ecco, vediamo il calcio di punizione, vediamo chi andrà, Modica forse alla battuta, forse Galderisi, ecco Galderisi pronto a battere, anche Ruffini è pronto, ecco Galderisi, e Baresi viene invitato a tornare, ecco dal tiro di Galderisi alto, Galderisi che ricordiamo autore di un gol nel Milan contro il Barletta proprio su calcio di punizione, un tiro da lontanissimo in una lontanissima Coppa Italia. La palla ora è terminata fuori, rivediamo il tiro di Galderisi che termina direttamente sul fondo, ed è Franco Baresi che costruisce questa nuova azione per un Milan che sta impattando in questa terza partita del primo trofeo nero-rocco. Ha saputo rispondere subito al gol di Di Livio con Eranio, che ha messo in rete, mentre viene avanti ancora Simone sul colpo di testa di Maldini, non trattenuto. Intanto è Bonaiuti in qualche difficoltà per un retropatto di Modica che si scusa, forse Modica in un attimo, in un calo di tensione, non si è ricordato delle nuove regole. E ora c'è una bella invenzione di Nano Galderisi con un lavoro piuttosto duro di Costa Curta, che viene fermato fallosamente dall'appena entrato Ruffini. 32-31-1 il risultato. Amici all'ascolto in visione, con Baresi che appoggia ancora Eranio Rudgullit non riesce anche per l'attacco di Gabrieli a servire con calma il suo compagno. Allora è questo pimpante Padova che viene avanti ancora con il centravanti Galderisi che dà ancora Modica, Di Livio, la spina nel fianco della difesa rossonera, lancio ancora a Murelli, deve entrare Paolo Maldini che mette in fallo laterale. Un Paolo Maldini che ha già il pelo lucido come un puledro dello Sheikh Al Maktoum prima delle King George, già in grande condizione il numero 5 in questo caso rosso-nero. Ecco ancora è un'incursione del numero 8 Nunziata che termina senza che i polsi di Sebastiano Rossi debbano tremare, ed è Franco Baresi ancora che dà a Paolo Maldini. Paolo Maldini, Evani a Rudgullit. Rudgullit ha pensato a far crescere la condizione, si è visto un paio di volte. Ecco ancora buono Tassotti in questa occasione, da ancora Rudgullit che si butta in questo lancio, in questa azione, mette in mezzo troppo sotto il portiere Bonaiuti, e quindi c'è l'intervento e la difesa del Padova può proporre questa nuova azione con Galderisi
Calderisi che appoggia ancora Annunziata, nato nelle giovanili dell'Inter. Ora un lancio ancora di Livio. Di Livio cerca di fuggire sulla destra contro Maldini, riesce a mettere lungo. E Di Livio e Gabrieli sono due spine nel fianco nella retroguardia rossonera, velocissimi. Mentre ricordavo il curriculum di Nunziata, che dopo essere nato nelle giovanili dell'Inter ha giocato nella Virescita, Pavia, Foggia e poi è venuto al Padova. Ancora il Milan, questa volta l'attacco con Savic, vediamo cosa inventerà. Da una buona palla a Massaro, limite dell'area, Massaro si accentra, tiro ben impattato da Murelli. Ora viene avanti ancora il numero 2, l'appoggio Annunziata, attenzione a non cadere nella trappola del fuorigioco. Annunziata quindi molto saggiamente attende e poggia Calderisi. Quando siamo al 35esimo minuto del Padova, una partita molto aperta, una partita divertente, un lancio lungo, un fuorigioco, questa volta è caduto Ruffini, inquadrato il numero 13, entrato al posto di Montrone. Ecco ancora Eranio, lancio lungo a cercare Savicic che ferma la palla col petto, forse con le mani, l'arbitro dice di continuare, se ne va Savicic, ecco è già però parato, ora c'è un intervento e poi Savicic viene fermato da un doppio intervento del numero 2 Murelli e del numero 7 Di Livio, ed è il Padova che senza molto soffrire appoggia ancora Modica. Ecco il giocatore che viene avanti, il vero regista difensivo, molto sagace, molto attento alla partita di Modica, che usa il brain power per muovere ogni azione della formazione di Sandreani. E c'è un intervento ora di Massaro, c'è un intervento falloso, l'arbitro fa fermare il gioco, si riprende subito con il numero 7 Di Livio. Un lancio lungo, Tassotti ferma la palla, ancora Baresi, cade a terra Costa Curta, ma nulla di grave per lui, ed è il capitano rossonero che appoggia ancora Eranio. Erano viene avanti con Simone che da Gullit cerca un'incursione, viene fermato, riprende ancora Eranio, fa girare la palla dove c'è Massaro in posizione regolare, attenzione Savicic cerca di andare avanti, ancora Massaro, limite dell'area, potrebbe tirare, mette una palla a Ruud Gullit, troppo lunga la palla e per noi un attimo di pausa. Ponte Gaudianello, effervescente naturale. Ecco Ruud Gullit che, respirando col naso come si deve fare in queste occasioni per recuperare, ritorna a centrocampo e vediamo Murelli, e Murelli che controlla questa palla. Padova che mi ha fatto una buona impressione, Sandreani che lavora da poco su questi ragazzi, che da poco sta plasmando questo nuovo Padova a zona. Sembra che abbia lavorato bene, una squadra che fa funzionare molto bene il pressing, che usa le due fasce laterali in maniera importante e proprio in questo momento cerca ancora un'incursione lo scatenato di Livio, ma il Milan riesce a recuperare e guadagnarsi una rimessa laterale. Una partita sempre interessante, 37-30, comunque un Milan sicuramente in buon progresso. Ecco Paolo Maldini, il suo, ecco, chiede dice grazie a Ruffini. Ecco il giocatore con il numero 5, è stato lui l'autore del colpo di testa che ha permesso poi sulla deviazione di buon aiuto Eranio. Ecco Paolo Maldini viene avanti, dimostrazione di una buona condizione fisica, auto dalla fine, da Eranio, fascia di sinistra, Eranio non mette in mezzo subito la palla, lavora duro ma corretto su di lui il numero 4 Modica, giocatore fra i migliori sicuramente del Padova. Ancora lavorano i due, poi c'è un fallo di... vediamo la decisione dell'arbitro, sì, la palla è terminata sul fondo, quindi fallo di fondo a favore del Padova, 38esimo e 30. Dicevo comunque un Milan sicuramente in progresso rispetto alle ultime prestazioni. Proprio stamattina, ripeto, Pincolini, il professor Pincolini mi aveva detto di un Milan che aveva già visto stamattina in buone condizioni nella sgambata prima di partire per Padova. Ora c'è un intervento di Sebastiano Rossi che allontana la palla sul retropassaggio di Costa Curta, cioè ci sono dei fischi per i portieri, ma ovviamente i portieri, ecco inquadrato il lungo
numero uno rossonero, i portieri non sempre possono permettersi delle finezze con piedi che non sono abituati ovviamente a usare. Nel frattempo viene avanti ancora il Milan, che ha recuperato sulla fascia di sinistra con Simone, che ha dato Eranio ancora Simone, bello il lancio di Eranio, fugge Simone sulla destra, ma vedete la prontezza difensiva del giocatore col numero 6, Quicchi, giocatore che viene dall'Avellino, giocatore velocissimo, ed è stato Quicchi a fermare, a contrastare in maniera efficace Marco Simone, che vediamo inquadrato. Quicchi, Andrea Quicchi, del 67, un difensore, ha giocato nello Iesi, nel Torino, nel Messina, nel Catania, nell'Icata, nel Modena e poi dall'Avellino è giunto quest'anno a Padova, ma ha dimostrato in questa fase finale di questo tempo una punta di velocità sicuramente utilissime per i recuperi difensivi dello zonista Sandreani. Modica, ancora Di Livio e ancora Franco Baresi cerca di fermarlo, ecco Di Livio che mette questa palla in mezzo, Costa Curta concretamente mette in fallo laterale, continua, ha approfittato di un Maldini che si era portato in avanti, Di Livio, per cercare di pungere come un aspide velenoso il fianco destro, il fianco sinistro della difesa rossonera. Ecco il lancio lungo, in fuorigioco due giocatori patavini, in fuorigioco, ma noi passiamo un attimo la parola alla regia per un altro piccolo blocco pubblicitario. Scusate l'interruzione, ma vi ricordiamo che dal 6 settembre torna Domenica Stadio. Buone vacanze. E quando siamo al 41esimo minuto vi ricordo il risultato, nato dal 24esimo da un gol di Di Livio in grande fuga sulla destra e il pareggio dopo due minuti di Eranio al 26esimo minuto. È Chico Evani che lavora la palla. Ancora Costa Curta lavora la palla, ancora Eranio, Costa Curta, un lancio lungo, non vi sono giocatori del Milan ed è ancora Chico Evani non ha compagni liberi, Chico Evani ancora appoggia sulla fascia di sinistra Massaro, Maldini, piuttosto involuta questa azione rossonera. Ancora Evani, non vi sono marchi, è ufficiale, amici all'ascolto, è in visione. Ancora Savicevic, viene fermato in maniera regolare da un splendido Modica e ancora Di Livio, altra fuga. Ancora il Padova che viene avanti, mentre Nunziata controlla questa palla, io vi ricordo l'appuntamento alla fine di questa partita con Studio Aperto e a seguire con Studio Sport, mentre viene avanti ancora il Padova con Gabrieli, il cross, la deviazione, il capitano del Milan rossonero, ancora il tiro di Di Livio, è stato Franco Baresi a deviare e poi Di Livio a mettere sul fondo. Ma oltre che l'appuntamento con Studio Aperto e a seguire con Studio Sport, vi voglio ricordare gli avvenimenti di domani su Italia 1 con la Makita Cup, prima partita alle 14:15 tra Nottingham, che oggi ha perso 2-0 da una splendida Sampdoria, e Stuttgart, e la finale del primo posto tra la Sampdoria e il Leeds. Ma per Italia 1 domani non è finita, perché alle 20:30 ancora prima partita ufficiale, prima uscita ufficiale della Juventus, non calcoliamo l'impegno facile col Bien, a Neuchâtel in Svizzera contro il Neuchâtel Xamax, domani alle 20:30 Neuchâtel Xamax Juventus. Quindi un pomeriggio e una sera tutta da vivere con Italia 1. Viene avanti ancora Daniele Massaro, ecco Daniele Massaro, non ha compagni liberi, l'appoggio a Savicevic controlla, mette lungo e la palla termina direttamente fuori. Minuti 43-10, risultato 1-1, Di Livio e Eranio. Ormai siamo agli spiccioli di questa partita, una partita viva grazie anche al Padova, non dimentichiamo che per divertire bisogna essere in due, il Padova ha giocato una partita molto intelligente, il Milan con giocatori che si trovano per la prima volta, vediamo, vi ricordate Savicevic con Simone, questo Gullit con Costa Curta in fascia, comunque si è ben difeso, ha tirato fuori gli artigli del carattere quando ha rischiato di compromettere tutto con quel gol di Di Livio.
e ci è voluto una grande azione, un grande balzo di Maldini, che ha preso l'ascensore per colpire di testa. Grande parata di Buonaiuti e correzione di Aranio. Ma intanto ancora il Padova che cerca di venire avanti. Ecco ancora il Milan con Eranio. Niente da fare ancora per la formazione rossonera, che deve ora subire a 30 secondi dalla fine. Ancora Galderisi, Padova che ha lasciato soddisfatti la curva appassionata della Piani. Ora un tentativo che Sebastiano Rossi fa suo. Per lui due gol subiti, ma francamente nel primo nulla da fare sulla bordata del centravanti dell'Ask Grajaski, una bordata sotto il palo, e anche Di Livio è stato molto morbido a mettere questa palla leggera come una mussa al cioccolato alle spalle dell'estremo difensore rossonero. 45esimo minuto, ricordiamo che se la partita terminerà così il Milan conquisterà il suo sesto trofeo consecutivo. Tornando a casa questo primo trofeo Onorio Rocco, ci saranno la premiazione Tito e Bruno Rocco, i figli dell'indimenticabile Paron. Ci ha parlato della modernità dell'allenatore triestino Capello prima della partita. Ma vediamo Gullit che cerca di dare una buona palla, vediamo Rud Gullit che la mette lunga in mezzo, salta Buonaiuti, sbaglia ma riesce a recuperare l'ex portiere juventino. È saltato ma poi con buon coraggio, e proprio in questo istante l'arbitro comanda la fine di questo tempo, di questo terzo tempo, di questa terza partita, che vede il Milan pareggiare col Padova ma vincere questo trofeo Nero Rocco. Vediamo in campo Giuseppe Brindisi che vivrà da vicino la premiazione e va subito a chiedere qualcosa a Rud Gullit. Vai Giuseppe. Dunque Rud, primi 45 minuti della stagione. Ah, bene, un po' sofferto perché prima volta, ma è andata bene, azione c'erano e sì, è andata bene. Avete sofferto un po' soprattutto in difesa questa vivacità del Padova? No, ma guarda, sono tanti giocatori nuovi che devono inserirsi, è normale che c'è un po' di insicurezza, ma dopo abbiamo ripreso molto bene e abbiamo giocato abbastanza bene. Sei soddisfatto della tua prestazione? E ci sono comunque sì, notevoli margini di miglioramento? No, sì, prima partita non sospetto mai qualcosa di me. La prima partita, questo devi fare piano piano, perché non è mai bene essere in forma subito. Ecco, adesso si comincerà a dire meglio il Milan del primo o del secondo tempo. Gullit che dice? Questo non è importante, questo è il vostro gioco. Ok, grazie Rud. Linea alla regia.